ormai siamo vicini alla conclusione del nostro concerto. Prima di salutarvi però abbiamo deciso di proporvi una suite, una piccola suite che abbiamo fatto e che testimonia un po' il metodo di lavoro di cui parlavamo prima, quindi di trovarci in studio e mettere le idee insieme, anche con lunghe sessioni di improvvisazione come capiterà in questo brano. Il brano si chiama San Giovanni e ben lungi dal proporre una visione cattolica dell'argomento, quello che mi interessava quando l'ho scritto, perché poi alla fine le parole sono le mie, era di prendere il lato esoterico della questione, in quanto il Vangelo di Giovanni per molti esoterici viene visto come quello, diciamo, il Vangelo esoterico per eccellenza, in quanto di forte tradizione ellenica. E poi ho inserito nella canzone anche le altre due figure, degli altri due San Giovanni, per così dire, quindi il Battista e San Juan de la Cruz, il fondatore dell'ordine dei Carmelitani Scalzi. Tutti sempre visti in quanto mistici e non in quanto cattolici, ci tengo a dirlo perché non senza offendere nessuno, ma in quanto non mi trovo vicino a quel tipo di ideologia. Quello che mi interessa è la crescita individuale, personale, e quindi della comunità. Quindi, San Giovanni. Dove le mie parole sono ben poca cosa rispetto alla musica dei Merovingi. Scusate. Io sono
Roberto Ceresini per tutta questa bella iniziativa.